Salve a tutti, purtroppo questa settimana è giunta una notizia non proprio piacevole il grande maestro Naumkin ci ha lasciato ora, per quelli a cui questo nome non dice granché in realtà stiamo parlando di un grande maestro russo che fondamentalmente ha scelto l'Italia come propria seconda patria in quanto da circa 30 anni è sempre presente ai tornei italiani e spesso ovviamente... Ha vinti pure. Insomma, è diventata una specie di figura omnipresente, molto caratteristica che di cui difficilmente potremo fare a meno. Oltre agli innumerevoli successi italiani, possiamo ovviamente tener conto di quanto ha fatto anche nella sua eh, madrepatria, in pratica è arrivato secondo al campionato russo Juniores shot nel 1982. Eppure secondo anche al campionato di Mosca nel 1987. In questo video in particolare, vedremo una partita che lo ha visto affrontare il nostrano Roberto Costantini nel 1999, al torneo di San Vincent. In questa partita, naukin gioca con il bianco e Costantini con il nero. Si comincia con D4 F6C4 quindi una difesa indiana e la spinta c5 prelude a una possibile struttura benoni quindi una partita di difesa benoni oppure un gambetto benco e eh, il nero vedremo opterà per questa seconda opzione o ha, o qua ovviamente questo pedone è bene che il bianco non lo prenda perché tanto poi il nero non ha problemi a rifarsi su questa doppietta ampedonata per cui Naumkin gioca d5 giustamente creando un buon baluardo pedonale al centro ed ecco che si introduce il gambetto benco con la spinta B5. In questo caso il pedone è proprio in presa. Il bianco lo prende, si indebolisce un po' il pilo centrale e il nero gioca a 6. Quello che vuole creare è in caso di cambio una buona presenza dell'alfiere in A6, in modo che tenga a bada il pedone E2. Qui ovviamente il bianco deve fare qualcosa perché questo pedone è in presa. E quindi di solito gioca B per A6 e qui la spinta G6 quindi il nero per un attimo trascura questo pedone tanto in ogni caso non può essere efficacemente difeso e prova a sviluppare l'alfiere in G7 e qua si prosegue seguendo più o meno la linea principale con cavallo C3 e ora alfiere per A6 Ok, qual è il punto di aver ottenuto questa alfiere in A6? Il fatto che il bianco difficilmente potrà spingere il perone 2 senza perdere il rocco. Per esempio, una, variabile, una variante papabile potrebbe essere nonostante tutto spingere comunque 4, in tal caso alfiere per F1, re per F1, dopodiché un perone di 6 e il bianco al re un pochino al centro dovrà perdere dei tempi per risistemare la sua... Posizione. ovviamente il nero ha un pedone in meno però con l'alfiere in fianchetto che è una caratteristica del banco potrà attaccare questi pedoni su colonne semiaperte, già presente la torre ad attaccare sulla colonna A eh, tipicamente verranno riposizionati i pezzi per lanciare l'attacco a queste strutture comunque si può proseguire cavallo F3, alfere G7 e G3 evidentemente il bianco può andare in g2 per liberare la torre con questa specie di movimenti manuali di arrocco. Arrocco un po' strano ovviamente. Eh, un altro modo è quello viceversa di giocare g3 e cercare di fianchettare l'alfiere e arroccare però anche questa è una manovra parecchio farraginosa ovviamente il nero fa in tempo a svilupparsi prima che il bianco riesca ad arroccare e per il pedone sceduto ottiene un certo minimo vantaggio di sviluppo. In partita, Namkin gioca viceversa F4. Eh, con quale idea? Quella di eventualmente provare a spingere in E4 e poi avere rinforzata l'ulteriore avanzata in E5, cosa che solitamente non è possibile perché il nero prima o poi gioca D6, però in questo caso potrebbe anche andare a far danni all'avversario. per cui Costantini prova a giocare F G7. Fin qui siamo ancora in uh, aperture, insomma, in una variante d'apertura completamente nota. Cavallo F3, libera prima la torre, perché l'idea è comunque quella di spingere 4 e in caso di cattura dell'alfiere si potrà riprendere di torre eh, portandola già su una colonna parzialmente attiva. Segue di 6 anche questa è molto tematica e appunto E4. Ora quando avviene questa spinta, di solito il nero deve cambiare gli alfieri. Quello che ovviamente è lo scopo di questo alfiere è creare caos Rocco corto del bianco. Quindi, appena possibile, va cambiato. Se tergiversa e viceversa, il bianco lo può cambiare e poi arroccare normalmente, portando subito il re al sicuro. D'altra parte, anche questo alfiere riciclarlo su altre diagonali mi sembra un po' insomma, non proprio fruttuoso. Per cui, comunque, alfiere per F1 e torre per F1 il re potrà trovare rifugio ovviamente a spesa di un paio di mosse sulla casa G1 quindi tutto questo rientra nei piani tipici del benco in cui ovviamente il nero ha un pelone in meno però il bianco deve perdere un po' di tempi per sistemare il re in una posizione sicura e viceversa il nero può sistemare al sicurissimo il proprio re con questa arrocco re F2 ci si avvicina al alla gognata a casa G1 facendo quello che potremmo chiamare arrocco artificiale, insomma fatta a mano, in qualche modo. Ehm, qua Costantini prova a giocare, cavallo a 6. Ora l'idea è abbastanza buona perché mh, tipicamente, questo pezzo può andare anche in B4, cercando di attaccare le fondamenta di questi pedoni su colonne semiaperte. Ehm, in alternativa il cavallo potrebbe essere riciclato verso il centro per sfavorire questa avanzata del bianco l'altra opzione ancora poteva essere giocare cavallo G4 sembra molto minacciosa perché attacca il re ma il re comunque vuole andare lo stesso in giro, quindi non è proprio una perdita di tempo da parte del bianco questa va a difendere pure questo pedone dopodiché il cavallo potrà essere scacciato tant'è che al momento il nero non ha grosse preoccupazioni potrebbe creare qualche minaccia con donna b6 una scoperta possibile però basta giocare il re in h1 dopodiché c'è questa minaccia con cui il nero potrebbe vincere la qualità però donna e2 difende tutto e comincia anche ad attaccare questo insolente pedone comunque in partita costantini gioca cavallo a6 che va comunque bene Naunquin continua a portare il proprio re al sicuro la donna B6, con sempre l'idea di attaccare raggi X e l'avversario e di mettere pressione su B2, cosa che magari poi potrà essere rinforzata pure da una torre trostante o eh, dall'intervento dell'alfiere campo oscuro. Eh, Namco porta il re ancora più al sicuro in H1 per togliersi da questa possibile avanzata, insomma, attacco di scoperta, e qua ehm, per esempio la mossa cavallo c4 anche qui non è che frutti il massimo anche perché ora ancora il nero non ha spinto in c4 quindi il bianco può semplicemente giocare h3 e scacciare l'equino prima e possa combinare guai tant'è che a questo punto poi arriva pure 5 dopo che il nero ha perso questi tempi diventa abbastanza problematica forse per questo motivo Costantino ha giocato cavallo d7 che va quindi subito a fronteggiare in qualche modo l'avanzata e5 5 e Apre la via all'alfiere campo scuro che potrebbe fare grosso danno su questa diagonale, questa molto tipica nel, nella difesa Benco. Eh, Nankin, però, gioca F5, quindi piuttosto che giocare e 5 che a questo punto era troppo sotto il fuoco del nemico, prova la spinta del pedone F con eventuale apertura della colonna su cui è già piazzata la propria torre. Ora, se qui eh, viene catturato questo pedone, il problema è che si apre questa colonna, e soprattutto. Il bianco avrebbe a disposizione cavallo H4. Ovviamente questa non è una variante giocata. Il cavallo minaccia di venire in F5, lo può fare comunque anche se questo pedone se ne va catturando. Perché dopo cavallo F5, quest'alfiere comincia a essere molto imbarazzato. C'è anche l'opzione di fare entrare la donna in G4. Questa manovra va fermata, sicuramente in questo caso, con cavallo F6. Però, dopo questa cattura, re per G7, semplicemente il bianco può sacrificare la qualità per far entrare in pompa magna donna g4 e sul re h8 donna h4 va a colpire questo pedone se il, il nero prova a difenderlo con donna d8 entra in gioco anche il cavallo e pian piano le difese del nero si sgretolano in qualche modo l'attacco del bianco diventa difficilmente parabile Ok quindi per il momento Costantini ignora questa minaccia Gioca cavallo B4 che era comunque in programma prima o poi si Comincia a far pressione su questo pedone Per ora è sufficientemente difeso eh, Magari si potrebbe pensare di sacrificare o, insomma di cambiare l'alfiere sul cavallo Anche se non è proprio una cosa buona E forse per disincentivare questo Naukin gioca alfiere G5 qui Che intanto attacca questo pedone ma si prepara a un raddoppio per cercare di stanare l'alfiere dal fianchetto Ok, come si può difendere questa minaccia sul pedone 7 Per esempio, um, in partita si è giocata semplicemente torre F8 che ha eventualmente un suo perché si poteva forse anche ignorare questa minaccia per esempio giocando donna A6 che crea un possibile casa di alloggio per il cavallo in D3 e in caso il bianco catturi si può avere risorzione su questa colonna centrale tant'è che dopo che l'alfiere torna al sicuro cavallo di 3 attacca questo pedone e è bene difenderlo perché sta difendendo il cavallo donna di 2 lo fa però ora si può sacrificare effettivamente l'alfiere perché il nero comunque entra ora la situazione sulle case scure sembra molto pericolosa però in caso di alfiere H6 c'è sempre cavallo da 7 in E5 che blocca completamente la pericolosità di questo matto, e da questa posizione il cavallo non può essere tolto perché è difeso dal proprio compare, viceversa, c'è proprio da toglierci dalla testa, per esempio, la spinta F6 per difendere questo perone, perché chiude completamente il proprio alfiere campo oscuro che perde efficacia sul diagonale su cui dovrebbe colpire ed è per questo che forse viene giocata torre f8 a cui segue donna d 2 quindi si crea la batteria per andare a cercare di scalzare questa alfieri fianchettata anche se è una manovra tipica contro eh, le difese degli alfieri davanti eh, al proprio re qua Costantini segue con donna a 6 che aumenta la pressione su a 2 e Crea un punto d'approdo su D3, come visto nella variante precedente. Qui segue Alfiere H6. A questo punto, per fronteggiare una minaccia del genere, il Nero può anche lasciar correre. No, tanto l'Alfiere è difeso dal Re. Mm. Mm, si poteva forse pensare di togliere di mezzo questo cavallo per attaccare a due. In realtà, non funziona perché il Bianco può ricatturare di donne. C'è la minaccia di matto Qui va a difesa con F6 e a 3 risolve tutti i problemi che ha il bianco in difesa sul lato di donna. Ora, è vero che il cavallo può andare in D3, ma difficilmente potrà creare ulteriori problemi. Soprattutto c'è da capire che se questa alfiere se ne va dalla diagonale. Buona parte dei propositi di contrattacco del bianco per riguadagnare il pedone che ha di svantaggio sul lato di donna. Svaniscono. Per cui. Costantini gioca alfiere F6 cercando di evitare il cambio degli alfieri A cui segue F per G6 Quindi Naumkin prova ovviamente a cercare di aprire la colonna per la torre H per G6 E qui alfiere G5 Ancora una volta cercando di cambiare questa alfiere Ancora una volta eh, su alfiere per C3 segue B per C3 Ora non c'è più il matto quindi sembra... Non ci sarebbe stato più il matto con donna per C3 quindi sembra più propizia la situazione per il nero, eh, che però non si può comunque permettere più di tanto di catturare questo pedone in A2, perché il cavallo viene subito ulteriormente minacciato e si ritrova inchiodato sulla donna, quindi non è che sia proprio il massimo della vita. Quello che viceversa a cui può aspirare questo cavallo è magari cavallo D3 per cercare di rientrare in difesa e bloccare ulteriori iniziative da parte dell'avversario oppure mantenerlo anche in D3 con una discreta presenza minacciosa. Ok, eh, Costantini riporta l'alfiere indietro per evitare di cambiarlo e ora donna F4, quindi piano piano il bianco si sta riorganizzando per trasferire l'attacco sul re avversario. Al momento ancora questi pedoni possono temere veramente poco quello che il nero deve temere è un attacco sul, sul proprio re qui viene giocata a cavallo di 3 sembra buona perché si comincia ad attaccare b2 si guadagna un tempo sulla donna e dopo donna h4 il bianco però comincia a essere veramente minaccioso per parare <coughs> Di minacce e riportare qualche pezzo in difesa eh, viene giocata eh, cavallo f6 cavallo b2. Forse poteva essere comunque buona, ma lasciava il nero veramente una situazione difensiva un po' troppo traballante. A questo punto, alfera h6 lascia la casa g5 per il proprio cavallo, naturalmente minaccia il cambio degli alfieri. Eh, a questo punto però il nero è abbastanza sicuro perché ha questo cavallo che può difendere. Teniamo conto in ogni caso che c'è la possibilità poi di sacrificare la torre su F6, quindi la situazione potrebbe essere complicata. E a questo punto ovviamente cavallo per B2 non va più bene perché segue E5 che già cerca di scalzare questo cavallo, obbliga fondamentalmente al cambio. E dopo cavallo per E5, il bianco continua ad attaccare in modo piuttosto pericoloso. Ok, per cui il nero prova a giocare a donna C4, cercando eventualmente di rientrare di donna, però per il momento questo pedone è sufficientemente difeso, quindi la donna ne si trova davanti a uno sbarramento insormontabile. Segue cavallo G5, un altro pezzo in più all'attacco, guadagna un tempo, e qui ora la minaccia diventa abbastanza corposa. Eh? perché si può minacciare di catturare questo cavallo togliendo la difesa da H7 e poi magari il bianco entra pure con un attacco di matto. Qui l'alfiere viene ritratto in H8 cercando di evitare ulteriormente il cambio e qui semplicemente alfiere F8, un sacrificio d'alfiere che però non può essere accettato perché se per esempio re per F8, cioè donna per H8, unica alfiere G8, e cavallo a 7 è matto. Forse si poteva provare a aspettare un attimo, giocare cavallo e 5 per coprire questa casa. Eh? Quindi, anche se la torre prova a sacrificarsi sul cavallo, a questo punto non funziona più perché dopo donna h7 c'è re per alfiere e il pedone f7 è difeso. Per cui, se sì, il bianco recupera un pezzo. Dopo Re per E7, eh, la sua situazione è veramente pessima perché si trova in eh, svantaggio materiale e il Re nero non è più così minacciato come un tempo. Ok, Costantini prova a giocare. Comunque, cav cavallo H5 per bloccare questa entrata. Uno dei problemi di questa mossa è che si scopre eh, l'attacco su F7, quindi diventa ancora meno possibile Re per F8. A questo punto però è anche vero che torre per F7 non funziona, perché l'alfiere può essere preso pure dalla torre e siccome la donna non entra più da destra, eh, il bianco ha tutte le armi fondamentalmente spuntate. Però che si può fare? Nankin deve cercare di riaprirsi la via per la donna e gioca effettivamente G4. Ed è la mossa fondamentalmente giusta, perché se il nero perde tempo a far fuori questa alfiere, o il bianco riesce a aprirsi, quasi sicuramente la via per un attacco che non è parabile. Se peggio ancora, forse il cavallo rientra, cercare di coprire questa casa e questo attacco, qui effettivamente il sacrificio di qualità funziona, eh, perché non c'è più nessuno che difende. F7 in questa variante non c'è il cavallo in E5 per cui giocatela come vi pare ma il nero va a perdere abbastanza velocemente ecco quindi che il nero prova a buttare tutto sul lato di donna cercando di distrarre l'avversario che però gioca G per H5 prima o poi riuscirà a aprire questa via ehm, l'unico modo per cercare di salvarsi è ad esempio alfiere 1 cercando di togliere la donna di mezzo qui forse si poteva anche prendere questa alfiere però rallenta un pochino eh, le possibilità che ha il bianco che viceversa semplicemente sposta la donna in h3 mantenendo la minaccia sempre attiva su h7 e a questo punto c'è veramente poco da fare l'unico modo per cercare di distrarre questa donna è dare questo scacco ma basta sacrificarci la qualità e non può succedere altro Di fatti Costantini a questo punto ha gettato la spugna ha abbandonato Ma vediamo cosa sarebbe potuto succedere Ora qui ovviamente c'è sempre la possibilità di giocare torre per F7 Quindi Nero quasi forzata a prenderla questa torre <coughs> Di fatto però ora segue H per G6 E queste due, questa entrata di donna fondamentalmente non, non si può... Non si può parare in, in alcun modo. L'unica è cercare di sacrificare la donna, però anche da questo punto di vista il bianco va in netto vantaggio materiale, e qui boh, si può anche dare matto subito. Se il nero prova a recuperare il pezzo, e, idem con patate, se venisse ripreso di torre, quindi davvero qua il nero non aveva più niente in cui sperare. Ok, allora abbiamo assistito a una delle tante belle partite di Nankin. vogliamo un po' ricordarlo così, ha lasciato comunque il suo segno indelebile in tantissimi tornei italiani e questo già, già di per sé è più che sufficiente per tenerlo nei nostri cuori. Ok, quindi per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, a presto e ciao ciao.